domanda indiscreta, posso? Prego, mi dica. Perché si lascia crescere la barba? Ha ragione, sai come l'aveva già chiesto l'altra volta? Ero venuto con la barba lunga, sì. Io non posso sopportare le barbe. Invecchiano, fa sporco, fa... Non è pulita però. Sarà pulita finché vuole, ma l'impressione è grande. È vero, sì, è così, è la, un po' la pigrizia. Un po' la pigrizia del... Non è vero, la pigrizia. Ecco qua, poi siamo pronti. Qualche donna che a cui piace? Sì, alle donne piace, poi soprattutto il pizzetto, un pochettino. Ma chi sono? Le ultime italiane. Ah, invece, sono degenerate. Allora, eccolo, iniziamo. Io ho intitolato un po' questo piccolo dialogo con testimoni dell'arte astratta. Siamo qui appunto a Cossonè in compagnia della signora Carla Prina, pittrice importante di questo gruppo. La ringraziamo innanzitutto della sua cortesia, la ringrazio per il fatto di ospitarmi e ecco, inizio subito un po' con le domande. Ecco. Signora Prina, quando è iniziata per lei la marcia, ecco, nel campo dell'arte, cioè le prime mosse, i primi passi? Ah, i primi passi? Da ragazza proprio. Facendo quindi studi normali? Sì, a Brera, eccetera. A Brera e poi la scuola libera del nudo, a Roma, eccetera. Ah, quindi un percorso assolutamente in regola e classico, giustamente. E quindi ecco, quando invece si è avvicinata alla pittura astratta? Quando è stato il cambiamento forte dalla figurazione all'astrazione? Forse quando ho conosciuto Roberto. In che anno ha conosciuto il professore? Fino agli 30, più o meno, nel 40, forse 40. In quel periodo lì, infatti. Sì. Infatti io mi ricordo... Negli anni 40. E quindi voi vi siete poi dopo sposati? Sì. Ok, quindi ecco. E che cosa ci può dire del gruppo di Como? Come lo ricorda, come personaggi, come momento, ecco... Niente di speciale, c'è la radice che era l'anima del gruppo di Como, è quello che valeva di più, diciamo. Sì. E poi il resto dopo si sono aggiunti delle persone più o meno interessanti. Sì. No, radice sono i due che hanno fondato. Sì, certo, diciamo, certo. Sono quelli lì. Ecco. E poi dopo sono venuta a Babiani, ma era disegnatrice di stoffe, sì. Si è messa dentro nel gruppo, certo. Amica di Radice di Roa, l'hanno ben accettata. Certo, e Soldati? No, quello non è che mai conosciuto. Ah, mai. E Reggiani? Reggiani sì, okay. Reggiani è importante. Che era già più milanese, perché in effetti voi gravitavate più a Como. Sì, a Como, lui... Reggiani è importante. Certo, quindi diciamo era più vicino a questi personaggi, come ci ha potuto dire, e meno ad altri. Ah, certo. Mi ha parlato adesso... Sono giunti tutti. Certo, certo. Tutti i comaschi non si era accorto. Certo, certo. E con quali artisti degli ultimi, diciamo, 20 anni ha poi mantenuto qualche contatto di pittori italiani ultimamente? Cioè, per scelta? Per distanza? Per distanza. Beh, e poi per direi mancanza anche di materiale. Certo, certo. Perché francamente non so chi. Certo, no, beh, questo è giusto, ecco. Viceversa, ecco, nel tempo quali grandi personaggi del mondo dell'arte ha avuto modo di conoscere, ecco, nel suo percorso, nella sua vita? Che sono tanti. Tanti e pochi. Io mi ricordo una foto del professore vicino a Miró, per esempio, ma Miró, ecco, come grande personaggio. E Léger, il personaggio, ecco. Ah, ecco. E Casoranti, ha avuto modo di conoscerlo? Come vede un po' gli sviluppi dell'Italia in questi momenti, ecco, nel campo artistico? Ha modo di seguire un po'? No, devo dire che non ho nessun contatto. Ah, okay.
quindi è un pittore come Eugenio Carmi, che è un astrattista. Lei non l'ha mai... mai sentito nominare. Galliano, Galliano Mazzon? Ha mai sentito un pittore? Niente. Perché era sempre... perché dopo si sono giunti con tutti, perché era facile diventare astrattisti, certo. L'ha poi diventato una moda, diciamo. Certo, allora si fa in fretta, fa due quadrati, tre triangoli. Certo. E allora non mi interessa. Certo, certo. E viceversa, che cosa, qual è, diciamo, la, l'obiettivo sempre fresco di ogni suo racconto in pittura? Cioè, ogni volta che cosa vuole scoprire con il re? Non ragiono molto io. Quindi che cosa la muove? Intuitiva che... Istintiva, diciamo, istintiva in questo senso. Quindi la natura ovviamente non è punto di riferimento, perché sono astrazioni, certamente, però si parte in maniera libera, quindi non fa... non posso dire. Certo, certo, questo è importante. E bozzetti quindi non ne produce sui lavori? Studi? Vabbè, posso fare qualche schizzo prima, certo. Ma non dopo. Certo, ah certo, sennò diventerebbe un'illustrazione del quadro, chiaro, chiaro, chiaro. Niente, niente. E da quanto tempo risiede in Svizzera? Tempo passa. aspetti, non so più neanche. Più o meno da quando il professore, diciamo, ha avuto modo di conoscerlo? No, 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 noi stavamo lì. Io quando sono venuta in Svizzera, sposata, ero a Litri. Ah, ok. Infatti... è lì che ho conosciuto, perché lui prima stava, non stava a Litri. Uh-huh. È venuto a Litri quando mi ha conosciuto. Ah, ecco. Ha preso l'appartamento e ci siamo installati a Litri. E io mi ricordo, voi eravate anche in un castello, a Glerolle, per caso? No, era da solo, l'Alberto, prima sì, del... Prima lui era al castello di Glerolle. Presso Rivà, infatti. Molto prima quindi della sua conoscenza, era solo lì. Quindi come mai la Svizzera come scelta di paese? Ah, perché Alberto stava in Svizzera. Come, certo, per questo diciamo... lui era in Svizzera, era a Ginevra, mm-hmm. E i suoi genitori erano già a Ginevra. Certo, la nascita torinese era una cosa, ma poi dopo... Lui è nato a Torino, ma a Torino non è stato. Certo. Sì, forse è stato qualche mese. Certo, certo, certo. Ma lui è sempre stato in Svizzera. Prima a Ginevra, poi a Rivà e poi qui. Ah, ok. No, a Litri e poi... Rivà, Litri e Cossonè. Sono stati tre passaggi. Certo, infatti sì. Mi ricordo una foto con Marinetti a Ginevra, una foto storica. Ginevra, sì, perché lui stava a Ginevra. Esatto. E, parlando invece di mostre, ecco, quali sono le ultime esposizioni un po' che sono state organizzate sul suo lavoro? Ultimamente, negli ultimi anni? Negli ultimi anni, diciamo, niente, zero conto. Niente, negli ultimi 10 anni? 20 sì, anni. Forse qualche esposizione ha organizzato Roberto. Mm-hmm. Ma... non in Italia, però. No. Sempre infatti ho visto... Sempre. In Italia ho esposto la Biennale, però. Sì, Biennale infatti... e quadriennale. Sì, nel 42 sì, alla sì, Biennale e lo stesso nel 43 credo alla Biennale di Roma, certo. Sì. E poi ho visto anche che all'epoca a Milano la galleria Bergamini, credo nel 56, ha fatto ha tenuto delle collettive, e nel 72, se non erro, alla Galleria San Fedele. Galleria San Fedele, questo... ma sono meglio di... no, no, lì dentro forse si trova infatti poi me lo... qualche notizia in più, diciamo. Sì, qualche catalogo forse c'è. E attualmente chi è che, diciamo, cura un pochettino il suo lavoro in Italia? Nessuno. Io poi siccome non sono ambiziosa, disgraziatamente, e lascio andare. Certo. Se mi ricordo, tanto piacere, se non mi ricordo, non mi importa poco. È una scelta forte, certo. Questo... Io non spingo, non cerco... di piacere per forza, no, di imporsi, dice. Non porta niente. Viceversa, ho visto che la galleria della signora Canali, per esempio, ha sempre un po' tenuto. Canali sempre, sì, devo dire che mi ha... E tuttora ha modo di sentirla comunque?
è un po' di tempo che non la sento, devo dire, ma l'aveva scritto. Ah, ma io lascio un po' andare. Ah, un po' la distanza. Sempre per questa storia che non importa niente. Certo, certo. Ma... Io faccio quando voglio di fare e buonanotte. Poi se gli altri piacciono o non piacciono, mi interessa. Certo, certo. Non sono ambiziosa, però, disgraziatamente. No, chiaro, questo per un artista è una cosa particolare. Però se qualcuno le chiedesse ho grande interesse per le sue opere e voglio realizzarle una mostra, ovviamente... Vabbè, io direi di sì. Questo che voglio dire, che non sono una che... Sì, privilegiando, no. Ecco, muovendosi sempre in azione. Sì, immagino, come considero gli uomini e le cose. Ah. Quindi diciamo amicizie artistiche, nel tempo poi non ha avuto modo di tenerle molte, ecco, no. Qualche... Neanche con la sua, diciamo, compagna di gruppo, la signora Vadiali, all'epoca. Oh, per carità, ma me ne parli di questa. Quella lì sì che vuole, che si spinge. Ah, sì? Ma è disegnatrice di stroke. Infatti mi dicevo. Caspita. Sì. E quindi... No, non esageriamo. Allora lei diventa una bestia. Ah, mi sorgo perché non mi piace quel genere. Certo. Lei è il contrario di me. Certo. Ma perché vede nella sua opera un'eccessiva decoratività? Per sì, questo. Certo. Quindi... Sì, è abile, molto abile. Sì. Ma... Viceversa, ecco, pensando a una grande donna, per esempio, dell'arte francese, la Sonia Delaunay, è un personaggio, ecco, di altra levatura. Ma la Diana, poi, disegnatrice di storia. No, è interessante sentirlo questo. Sì. Anche perché di altre signore dell'arte, purtroppo in Italia non ce ne sono più alla fine. Anche signora Montalcini, che era artista di Torino, sì. E mi sembra. Io poi tra parentesi non conosco le sue opere. No, poi dopo ognuno, beh, sempre un, come dire, certo, il rapporto e l'interesse che muove per scoprire le cose, chiaramente. No, è una scelta. Ma comunque nostalgia un po' del nostro paese? Nostalgia fino a un certo punto, perché non è che mi abbiano fatto dei punti d'oro, certo. Niente, 0-4, certo. Completamente oubliato da tutti. Anche quando c'è Roberto, comunque, perché anche Alberto, sì, anche Alberto si lamentava. La gelosia, certo. Una gelosia tremenda. Certo. Questa sia una brutta cosa, ma comunque qualche parente è rimasto ancora, qualcuno comunque con le quali ha contatti a Milano, a Torino? Lei Torino mi raccontava... niente, era a Milano perché io ho fatto Brera. No? Ah, ecco, certo. Ho fatto Accademia di Brera e mi piace molto Milano, certo. Mio padre era milanese. Certo. Milano è molto cambiato adesso. Adesso mi hanno detto. È molto cambiato. Sì. A me Milano piace. E aveva un bello spirito, una città comunque sempre di viva, quello... città viva, intelligente, sì. Eccetera. Invece io sono Como, sono nata a Como. Como è un disastro. Como è un'altra realtà, ha più commerciante. Più certo, commerciale, con i commercianti, chiaro, più chiusa. Chiusa, medievale. Sono antipatici, comaschi, voglio dire. Io sono comasca, posso parlare. No, interessante. Ecco, tornando ancora un pochettino alle opere, quello che dicevo un po' prima conversando in salotto, questo senso comunque di grande leggerezza che traspare sempre dai suoi lavori, ecco, è una cosa che vedendo un po' le sue opere l'ha sempre un po' accompagnata. Perché io non sono pesante, ecco. Sono piuttosto leggera, certo. Forse anche troppo. Certo. Quindi c'è sempre la ricerca di una grande armonia e di una solarità. Perché ci sono i colori, perché certo. A me quel che interessa sono i colori. Certo. Bisogna certo. Dire la verità. E la vibrazione nei colori vivi, chiaro. Quindi è quello la mia ricerca. Certo. Che mi viene naturale, non è che ci pensi su. È un bisogno, una seconda natura. Chiaro, che si trasforma poi in forme e colori, certamente. Se ha voglia di guardare, se trova qualche cosa che interessa. Assolutamente, adesso sto solamente cercando di capire.
Bianco Carpi ha seguito un po' la sua formazione, diciamo, ha contribuito. Però come professore era buono, parlano male di lui, eccetera. Però lasciava fare, non è che imponesse. Sì, una grande libertà. Libertà. Ecco, non, certo. Serviva così di diritto. Professore delle bestiate, eh. Certo, certo, ma, certo. Ma altrimenti non è che opprimesse o imponesse. Certo, certo. No, no, questo io, è importante. Io parlo bene di lui. La gente invece parla male. Ma alcuni sì, ma ci sono pareri positivi e pareri... Sì, sì, ma questo va bene, è normale nelle cose, diciamo. E altri maestri incontrati comunque? Com'è? Altri grandi maestri a Brera incontrati? Sì, c'era Messina. Ah, che era Francesco Messina, Francesco Messina, lo scultore. Scultore, ma non aveva niente a che fare con me, perché io scultura non è che sia attirata dalla scultura. E poi un'altra io sono attirata dal colore. Certo. La non magia. Dalla forma, sì, la sì, forma sì. Viene col colore, viene fuori la forma, ma non è quello, quindi è scultura zero. Certo, certo, no, è interessante anche questo. Ma Messina era simpatico. Ma Carpi, per esempio, in principio io ero sai, il genere della ragazza moderna, pitturata, eccetera, eccetera. E un giorno ho detto, viene cosa, dice sì, non mi ricordo più cosa ci fosse, cosa fosse il discorso, ma c'era qualche cosa che ci voleva una risposta. E Carlo mi fa, ero lì, io con gli altri, e ecco, qui, la prima. Può dirlo, per prendermi in giro. E io ho preso la tavola rossa e gliel'ho buttata addosso. Mi ha fiatato. Ah sì? Quindi la prima, prendetela su. Molto determinata. E si prendeva in giro sotto gamba così. Certo. E invece in quel momento ero seria. Certo. Però, ma mi ha dato sui nervi. Cosa credi? Di essere. Sto fresco. Fra poco possiamo pure chiudere con la nostra breve intervista e avrò modo di vedere poi magari anche altre cose, se posso magari vedere, vuol vedere giro, cosa vuol vedere? Qualche opera, guardi dentro lì. Ok, niente, noi intanto la ringraziamo, io la ringrazio e abbiamo modo, ecco, comunque di poter riascoltare in questa registrazione quanto grazie.